Certo che il lavoro sporco tocca sempre a noi. Dai, lo sai che siamo gli unici che lo possono fare. Giovanni e Raffaella fanno turni impossibili al lavoro. Fabiana ha 4 figli piccoli e Bruno non mi sembra il caso. E perché? Cesconi è mica l'unico ad avere problemi. Non essere ingiusto. Pensa cosa deve essere perdere la moglie in un incidente e da un giorno all'altro ritrovarsi soli. E poi venire a sapere che la moglie aveva l'amante. Il soldatino di piombo fa la guardia alla polveriera, signore. Cesconi Bruno, capito, presente. La mia parola d'ordine? Non la conosco. Non ci sono altre vie da percorrere. Non c'è nessuno qui. Strada senza uscita, signore. Vicolo cieco, signore. Eccoci qua. Siamo arrivati. Di già. Ci abbiamo messo così poco. Sua macchina è qui dietro. Il mio collega le darà le chiavi. Senta, non le va di fare un altro giro? Tanto è presto. Possiamo parlare ancora un po'. Veramente io avrei degli altri. Mi trovo bene a parlare con lei. Come se fossimo sulla stessa lunghezza d'onda. Davvero? Abbiamo altri che aspettano. Senta, non mi faccia andare a casa. Ogni volta che apro quella porta mi sento morire. Gliel'ho detto, da quando mia moglie se n'è andata, mi è crollato tutto addosso. Mi alzo la mattina e mi chiedo chi me lo fa fare. Le giornate si ripetono senza scopo. Tutte uguali. Tanto alla fine dobbiamo morire tutti, no? Ormai per trovare casa a un prezzo decente bisogna andare su in Val di Blenio. Lugano è diventato impossibile. Dicono che è colpa dei mafiosi russi, gli oligarchi, che vengono qui carichi di milioni e si mettono a comprare case così come io te ci compriamo un paio di scarpe. Che poi vorrei sapere come li fanno sti soldi. Beh, certo, a noi che ci frega di come li fanno i soldi. L'importante è averli, no? I soldi. Senza soldi non puoi essere felice, non puoi vivere, non puoi fare altri soldi. E per fare soldi e comprare cose devi fare i debiti, è diventato normale. Fai i debiti, spendi i soldi, fai i soldi, fai i debiti, spendi i debiti, compra soldi, firma ipoteche, perdi la casa, fai debiti all'infinito. Finché non finisci in fondo. Non ce la faccio a pagarmi un affitto a Lugano, non c'ho i soldi. Hai quest'aria da orsacchiotto selvatico che mi fa impazzire. Ci credi che ti penso in continuazione? Lascia perdere, va? Carina, una delle tue fiamme. Mia moglie. Tranquillo, tanto io non sono gelosa. Neanche lei è morta. Ah. Ma come fa una donna a resisterti? Sei così primordiale. Per favore, sto guidando. Oh, ma sciogliti un po'. Non ci credo che non ti piaccio. Dai, su. Lasciati andare. Mi sembri un tronco d'albero. Smettila! Ma cos'ho che non ti piace? Rispondi! Che cosa c'è che non ti piace qui? Guarda che sei tu quello che ha un problema! Hai capito? Hai capito? Finocchio di merda!
io? Chi sono io? Cosa sai tu di me, Cosa? Credi di poter salire sulla mia macchina, di mettermi le mani addosso, di provarci in quel modo da idiota totale? E poi darmi del finocchio? Ma cosa sai tu di me, di mia moglie? Ma guarda, che l'orsacchiotto sotto sotto ha anche le palle. Di solo una parola, una sola, e ti giuro che quel bel faccino da stronza te lo trasformo in un Picasso. Una sola. Marco Panzeri, Marco Panzeri, ti conosco, mascherina, ormai non vai da nessuna parte. Prima o poi ti trovo e quando ti trovo ti faccio sputare la verità sulla morte di Erika. Marco Panzeri, te la faccio sputare io la verità. Marco Panzeri, Marco Panzeri. Vado a prendere la macchina dell'utente. A dopo. Buonasera.